Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Racing Time. Ancora una volta andremo ad esplorare questo legame tra il mondo dei motori, delle automobili, degli orologi, insomma trovando sempre degli spunti molto molto interessanti. Io però andrei subito a presentare gli ospiti che ci faranno compagnia in questa puntata, iniziando da Emanuele Cito Filomarino, Brand Manager Hublot Italia. Ben ritrovato Emanuele. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E naturalmente il nostro opinionista di Style Corriere della Sera, ben ritrovato anche lui, un caro saluto a Paolo Artemi. Grazie Andrea, grazie Emanuele di essere con noi e buonasera a tutti i telespettatori. Dicevamo le automobili e qui magari approfitterò per passare subito la palla a Paolo Artemi. Di auto si può parlare in maniera veramente molto molto ampia in tantissimi ambiti, però abbiamo trovato un aspetto che in effetti può trovare un legame, una sorta di liaison quasi col mondo degli orologi, che è la parte della strumentazione, il cruscotto per intenderci, che può essere sempre più personalizzato, soprattutto oggi grazie ovviamente alle funzioni digitali, ma che sostanzialmente diventa personalizzazione, ma può diventare anche stile, può diventare anche connotazione particolare di un'automobile. Paolo, si può dire che è un po' così o sono andato un po' troppo, mi sono allargato un po' troppo? Ma no, io penso che tu abbia detto delle cose correttissime che saranno anche condivise da Emanuele. L'orologio è sul polso, ma è anche sulla macchina. Tu sali in automobile, la prima cosa che fai non è che guardi il parabrezza, guardi il cruscotto, e il cruscotto solitamente, anche in queste versioni digitali, anche in queste versioni che sono dei display che si possono personalizzare, è fatto, è formato da due orologi, due belli orologi chiari. Uno è il tachimetro che misura la velocità e l'altro è il contagiri che misura i giri del motore e quindi aiuta a guidare. Poi ci sono numerosissime variazioni sul tema. Quella che mi ha colpito di più è una variazione che coinvolge un'automobile da 500.000 di euro. L'automobile si chiama Rolls Royce e il modello è la Phantom. E qui Glyce Taylor, che è il designer di Rolls Royce, ha inventato la The Gallery. È un po', trovo che sia un po' attinente con quella che è la bellezza e la creatività degli Hublot. Cosa vuol dire The Gallery? Vuol dire una parte del cruscotto che è riservata a un'opera d'arte. Quando uno si compra l'automobile, si compra una Rolls Royce, così come comprarsi un orologio, che poi vedremo che ci sono delle cose legate alle opere d'arte, può mettere in questa parte del cruscotto e quindi avere sempre a vista una opera d'arte fatta da un scultore, da un pittore che lui preferisce. Ecco, qui mi rivolgo ad Emanuele, diciamo che ci ha fatto questo bel racconto, questa bella analisi, Paolo, riguardo alla strumentazione, al cruscotto di un'auto. Ti chiedo se nella famiglia, nella grande famiglia dei prodotti Hublot, c'è un orologio magari che per un qualche motivo, per la forma, per lo stile più classico a questo punto, secondo te può richiamare in un qualche modo la strumentazione classica a questo punto di un'auto? Ma sì, sicuramente sì, però prima volevo dire che in effetti anche io, proprio come Paolo, nonostante abbia una macchina con un cruscotto completamente digitale, uno schermo gigantesco e si possano scegliere tantissime informazioni diverse da vedere, io vado sul classico, quindi mi metto velocità e contagiri, fine. Questo è quello che utilizzo. E sì, invece per quanto riguarda gli orologi, devo dire che fra le novità presentate quest'anno, il prodotto che forse meglio fonde, perché da noi Hublot il motto di Art of Fusion è proprio l'ABC, è nel nostro DNA, quello che fonde il classico però con una rivisitazione contemporanea è il Big Bang Integral, che è il nostro Big Bang unico braccialato. Un prodotto nato a braccialato, che è un segmento molto importante in cui dall'anno scorso siamo finalmente entrati anche noi. È un prodotto che quest'anno è stato presentato in tre versioni, in ceramica nera,
blu, bianca e grigia. Ci sta dando enormi soddisfazioni e stiamo anche facendo una grande campagna pubblicitaria internazionale su questo prodotto, proprio perché per noi era importante entrare in questo segmento dei braccialati. Paolo, molto interessante. Io riparto da un altro tema che crea legame tra, diciamo, il mondo dei motori e quello di Hublot, e riagganceremo questo discorso anche a quanto stava raccontando appunto Emanuele fino a poco fa, ovvero i colori, che sono un aspetto fondamentale per Hublot. Ne ha fatto veramente uno anche dei suoi tratti principali, forse non il più importante naturalmente, l'Art of Fusion sicuramente è quello più importante, però anche i colori hanno un bel significato. Diciamo che nel motorsport i colori adesso meno, però storicamente connotavano proprio le nazioni, no? C'era quindi il rosso per l'Italia, il blu per la Francia, il grigio per la Germania, e poi c'era questo giallo che dovrebbe essere stato per il Belgio. Ecco, mi confermi che è così e hai avuto modo di ritrovare questa colorazione gialla legandola ancora a Hublot? Ma guarda, in effetti io sento un po', ho un po' la nostalgia. Io non ho proprio vissuto l'epoca delle gare di Formula 1 o delle gare della motoristica, la 24 ore di Le Mans, dove c'erano le automobili che venivano riconosciute dal colore. Per cui il tifoso della Gran Bretagna sapeva che le automobili che correvano erano British Green. Vi ricordate le Lotus di Formula 1 verdi con le ruotine, che sembravano dei missili con le ruote andavano? E poi c'erano le automobili americane che erano bianche con la loro striscia azzurra, che le Ford Cobra dei campionati Gran Turismo, la lotta tra Ferrari e Ford. Poi ci sono state senz'altro le automobili francesi con questo elegantissimo Blue Francia, e per quanto riguarda il Belgio, che ha avuto sempre una tradizione motoristica e anche di piloti molto interessante, il colore nazionale è giallo. Ed è giallo che mi sembra che assomigli, e qua poi dopo mi correggerà o mi dirà realmente se sto dicendo una cosa corretta, che assomigli un pochettino a un giallo per quanto riguarda una ceramica che è stato selezionato per un nuovo modello Hublot. Un giallo molto particolare, perché non è stato semplice da costruire. Mi sembra che ci siano voluti 4 anni. La difficoltà di ottenere questo giallo nella ceramica sta nel fatto di, uno, rendere la ceramica inscalfibile, solida, dura, come è la caratteristica della ceramica, ma poi anche a livello di colorazione è rendere uniforme su tutto il materiale il colore, perché appunto scaldandola, bruciandola, i pigmenti possono subire delle alterazioni. Invece la difficoltà e la maestria del reparto metallurgico della manifattura Hublot sta proprio nel riuscire ad uniformare questo colore. Infatti, dopo tutti questi anni di ricerca, si è pensato bene di brevettare questo colore, ecco, su questo materiale. E questo materiale che è andato appunto a vestire una novità che abbiamo presentato durante il primo salone digitale Watches and Wonders in aprile, che si chiama Big Bang Unico Yellow Magic, ed è un Big Bang quindi unico, quindi con movimento di manifattura Chrono Flyback, in cassa da 42 mm, tutto in ceramica gialla, un'edizione limitata a 250 pezzi. Siamo molto felici di riuscire a cominciare a metterlo sul mercato da giugno. Se invece ti dico Sang Bleu, cosa vuol dire? Nobiltà all'interno di Hublot? O cosa ti fa venire in mente, o che cosa ci racconti? Certo, Sang Bleu è il nome d'arte del tatuatore slash artista Maxime Pleshabuki, che è un tatuatore a livello di fama mondiale svizzero, che ha disegnato per la prima volta nel 2018 un orologio per Hublot che si chiamava Big Bang Unico Sang Bleu, che non aveva il cronografo. È stato poi presentato nel 2019 un'evoluzione di questo prodotto, perché ha avuto un successo
non voglio dire inaspettato, ma assoluto. E a quel punto questa nuova cassa, che oggi abbiamo reinterpretato in ceramica, viene chiamata Big Bang Unico Sangle 2, perché è la versione, appunto, la seconda versione che anche la modalità del crono playback. Paolo, siamo in chiusura, però c'è un tema ancora che abbiamo non molto, ma vorrei comunque affrontare, visto che giustamente Emanuele ricordava che le edizioni limitate sono un modo per stimolare il mercato e una caratteristica direi fondamentale per quanto riguarda Hublot, però questo mi porta anche a chiederti cosa ne pensi delle contraffazioni, cioè di quello che poi si trova, no? Al di fuori del mercato ufficiale e che contrasta direi parecchio, no? Soprattutto come un tema che è ovviamente la bellezza e l'originalità di un orologio in questo caso, ma con le edizioni limitate vere e proprie. Le contraffazioni sono una piaga incredibile, sono una piaga allucinante, sono qualcosa che tocca a tutti i settori del lusso ed è una concorrenza estremamente sleale. Concorrenza estremamente sleale perché svilisce tutta quella che è la tradizione, tutta quella che è la storia, tutta quella che è la ricerca, tutto quello che è lo sviluppo, tutti i soldi che le case di grande prestigio investono per realizzare delle cose originali. Chiederei ad Emanuele un parere da diretto interessato, ovviamente, e immagino assolutamente approfondito conoscitore di questo triste fenomeno. Il fenomeno triste e appunto molto molto negativo per tutti i marchi del lusso. Sì, le autorità dovrebbero sicuramente essere un po' più forse incisive. Quello che il cliente finale deve fare, l'appassionato, è andare nei punti vendita autorizzati. E quello che noi abbiamo implementato quest'anno è una nuova modalità, per esempio, di attivazione delle garanzie. Ogni prodotto, ogni orologio, da oramai 8 mesi a questa parte, ogni prodotto che esce dalla manifattura viene fotografato a questa fotocamera ad altissima risoluzione ed è quindi registrato in un database interno. Abbiamo fornito a tutti i nostri punti vendita, alle boutique monomarca ma anche ai multimarca, questa applicazione che si chiama Hublot e-warranty. Cos'è che fa il retailer quando deve consegnare l'orologio? Apre l'applicazione su un device elettronico, ovviamente, e deve fotografare il quadrante o il fondello dell'orologio. Questo viene riconosciuto dal database e così si attiva la garanzia. Bene, direi che insomma speriamo che queste misure siano sempre più efficaci, la tecnologia magari sarà un supporto, anzi sicuramente sarà un supporto fondamentale da questo punto di vista. Noi siamo in chiusura, quindi vado a salutare e ringraziare ancora i nostri ospiti, partendo da Emanuele Citofilo Marino, Brand Manager Hublot Italia. Grazie mille Emanuele. Grazie a tutti e voi, buona giornata. E un ringraziamento sempre al nostro opinionista di Style Corriere della Sera, Paolo Artemi. Ciao Paolo e grazie mille. Grazie a voi, ciao Emanuele, ciao Andrea, alla prossima. L'appuntamento invece con tutti voi naturalmente è per la prossima settimana con Safe Drive Motorsport Racing Time.